Nel cuore della notte, le sirene delle gazzelle dei carabinieri risuonano in una Palermo ancora addormentata. Dopo mesi di lavoro, i militari coordinati dal procuratore Francesco Lovoi arrestano 46 persone, tutte appartenenti alla cupola della mafia. Il direttorio, al vertice dell'organizzazione criminale che riunisce i boss delle più importanti famiglie del capoluogo siciliano. Dopo gli arresti di Totò Riina e Bernardo Provenzano, sul piano investigativo si sono perse le tracce della cupola. I padrini per lungo tempo non si sono riorganizzati, malgrado questo. Le forze dell'ordine non hanno mai smesso di tenerli sotto controllo, sapendo che prima o poi qualche segnale sarebbe arrivato, e così è stato. Con un complesso lavoro investigativo fatto di intercettazioni, appostamenti, riscontri di vario tipo davanti agli occhi degli uomini della direzione distrettuale antimafia, piano piano si è composto il quadro del potere mafioso a Palermo. Gli eredi degli storici boss si sono riorganizzati, obiettivo gestire affari milionari come traffico di droga e scommesse online. A capo della cupola Settimino Mineo, 80 anni, titolare di una gioielleria in corso Laios Tucori. Dopo la morte di Totò Riina è lui a prendere il suo posto nella commissione provinciale. Uomo dall'importante curriculum mafioso, arrestato nel 1984, condannato a 5 anni nel maxi processo istruito da Giovanni Falcone, torna in carcere 12 anni fa per una condanna a 11 anni. Scontata la pena, è di nuovo in libertà. La sua lunga militanza mafiosa è certificata dalla testimonianza del primo pentito di mafia, Leonardo Vitale, all'inizio degli anni 70, e da Tommaso Buscetta. Schivo, diffidente, non usa cellulari, telefoni e computer per il terrore di essere intercettato. Non prende quasi mai la macchina, ma si sposta a piedi. Sotto il suo comando, la cupola provinciale di Palermo torna a riunirsi. Il 29 maggio scorso, non accadeva dal 1993. Oggi, all'alba, i carabinieri del comando provinciale lo hanno arrestato insieme ad altre 45 persone, tra boss e gregari. Tra le accuse contestate, l'associazione mafiosa e l'estorsione aggravata. Dalle intercettazioni emergono affari di ogni genere, anche con insospettabili imprenditori che addirittura cercavano i boss per la soluzione di alcuni loro problemi.